Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti questi spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 12, 25 luglio 1917. Vita mia, sono tanto cattiva. Come posso fare? E Gesù, tu devi sapere che l'atto più nobile, più sublime, più grande, più eroico è fare la mia volontà ed operare nel mio volere. Quindi a quest'atto che nessun altro potrà eguagliare, io faccio pompa di tutto il mio amore e generosità. E non appena l'anima si decide a farlo, io per darle l'onore di tenerla nel mio volere, nell'atto che i due voleri si incontrano per fondersi l'uno nell'altro e farne uno solo, se è macchiata, la purifico. Se le spine della natura umana la involgono, le frantumo. E se qualche chiodo la trafiggesse, cioè il peccato, io lo spolverizzo perché niente può entrare di male nella mia volontà. Anzi, tutti i miei attributi la investono e cambiano la debolezza in fortezza, l'ignoranza in sapienza, la miseria in ricchezza e così di tutto il resto. Negli altri atti rimane sempre qualche cosa di sé, ma in quanto rimane spogliata di tutta se stessa,
ma in questi rimane spogliata di tutta se stessa ed io la riempio tutta di me. 6 agosto 1917. Continuando il mio solito stato, il mio sempre amabile Gesù è venuto e, stando io molto afflitta per le continue minacce di peggiori castighi e per le sue privazioni, mi ha detto: figlia mia, sollevati, non ti abbattere troppo. La mia volontà rende l'anima felice anche in mezzo alle più grandi procelle. Anzi, l'anima ti solleva tanto in alto che le procelle non la possono toccare, sebbene le vede e le sente. Il luogo dove ella dimora non è soggetto a tempeste, ma è sempre sereno e soleridente, perché la sua origine è in cielo, la sua nobiltà è divina, la sua santità è in Dio, dove è custodita da Dio stesso, perché geloso della santità di quest'anima che vive nel mio volere, la custodisco nel più intimo del cuore e dico: nessuno me la tocchi, perché il mio volere è intangibile, è sacro e tutti devono fare onore al mio volere. Ci fermiamo subito per due motivazioni. Uno, perché il testo che segue è molto lungo e molto denso, molto importante, e merita di essere meditato con calma e con estrema attenzione. Secondo, perché pur nella loro brevità, questi due capitoli che abbiamo letto sono di una profondità e di una bellezza assai grandi e meritano di essere proprio meditati quasi parola per parola, per quanto importanti sono le cose che in esse vengono dette. Bisogna dire che l'ho scritto del 25 luglio, ho saltato la prima parte perché parla dei soliti noti castighi, insomma, argomenti che già in tantissime circostanze abbiamo affrontato, e quindi si può tranquillamente rileggere, ecco, e le solite, insomma, avvertenze di Gesù circa gli imminenti castighi, no? E poi, come sempre, il tema di Luisa che cerca di stornare, diciamo così, la divina giustizia in favore della misericordia, no? E poi però c'è questo esploa finale. Gesù aveva detto a Luisa che si desse da fare, insomma, nella sua volontà, ecco, per concorrere al bene di tutte le creature, comprese quelle che malauguratamente avrebbero dovuto essere anche severamente flagellate, no? E Luisa dice: figlia mia, sono tanto cattiva, come posso fare ciò? E Gesù qui si inserisce e dice queste cose che adesso andiamo piano piano a vedere. L'atto più nobile, più sublime, più grande, più eroico è, si badi ancora una volta, lo stiamo ribadendo in continuazione, ma Gesù lo sta ribadendo in continuazione: fare la mia volontà ed operare nel mio volere. Quindi sempre questa doppia dimensione: fare la mia volontà ed operare nel mio volere. Questa è la vita che si deve fare, insomma, l'attenzione costante che si deve avere. Quindi avere sempre un occhio su quello che Dio ci chiede, anche nel piccolissimo, anche la minima ispirazione, anche il minimo buon pensiero, e operare nel divin volere, moltiplicando quanto possiamo, a partire dall'atto preventivo, dall'atto di fusione stesi, i nostri piccoli continui atti nel divin volere, operazioni nel divin volere, o ricordando ogni tanto anche di portare dentro gli atti inconsci, tipo il battito delle ciglia, tipo il dormire, ecco, tipo il guardare, il camminare, queste cose qui, no? Il movimento dei nostri muscoli,
la circolazione del nostro sangue, eccetera, eccetera, no? Quindi portare quanti più atti possiamo, sempre con calma, senza ansie, senza agitazioni, ecco, ma anche con un rinnovato impegno che si rinnova di giorno in giorno, no? Con una verifica, insomma, anche assai opportuna, cioè per chi vive nella Divina Volontà, è chiaro che questi punti devono essere oggetto di esame di coscienza, cioè se oggi l'ho fatta la Divina Volontà, se sono stato attento a quello che il Signore mi metteva davanti, se ho fatto delle uscite, se mi sono messo in qualche zona d'ombra, eccetera, eccetera, e se ho fatto gli atti, almeno qualcuno, insomma, no? Ecco, gli atti attuali, o qualche giretto. Ecco. È evidente che questo deve essere certamente oggetto di esame di coscienza, se poi fosse possibile anche nel nostro uso frequente e attento del sacramento della confessione, chiaramente qui bisogna vedere le circostanze, insomma, no? Ma quando si ha un confessore, insomma, di fiducia che ci conosce bene, è possibile anche avere la delicatezza, insomma, di confessare anche le piccole imperfezioni, perché certamente queste sono, no? Quando si vive nella Divina Volontà, cioè relativamente a questi atti, si può cadere nell'imperfezione, no? Ecco, perché appunto quando c'è questa attenzione continua, dobbiamo credere che nulla di male può entrare nella Divina Volontà. Questo non significa, mi raccomando, che non si debba ricorrere con frequenza e con fruttuosità al sacramento della confessione. Ecco, per cui Gesù parla del male in senso forte, in senso oggettivo, no? Ecco, ma purtroppo il male è dipendente dalle nostre debolezze e le innumerevoli imperfezioni, negligenze, mancanze ci sono. Ecco, cioè, non diventi mai la bellezza della vita nella Divina Volontà occasione per perdere il senno o per insuperbirsi, di pensare di essere divenuti impeccabili o cose di questo genere, no? Ecco, non è nell'intenzione di Gesù assolutamente, ecco, in generare queste cose. In ogni caso dobbiamo prendere molto sul serio che fare la Divina Volontà ed operare nel Divino Volere è l'atto più nobile, più sublime, ognuna di queste parole andrebbe ben ponderata, più grande, più eroico che la creatura possa fare. E Gesù prosegue: a questo atto che nessun altro potrà eguagliare, io faccio pompa di tutto il mio amore e generosità. E non appena l'anima si decide a farlo, io, per darle l'onore di tenerla nel mio volere, nell'atto che i due voleri si incontrano per fondere, e comincia. Se è macchiata, la purifico. Se le spine della natura umana la involgono, le frantumo. Se qualche chiodo lo trafiggesse, cioè il peccato, qui si tratta di peccato in senso formale, peccato in senso stretto, il peccato si trova sempre nella volontà, il peccato in senso stretto, perché il peccato in senso stretto, sia veniale che mortale, è tanto più peccato quanto parte dalla volontà, quindi quando è compiuto in maniera piena avvertenza, deliberato consenso. Poi se materia lieve è veniale, se materia grave è mortale, ecco, però il peccato in senso stretto è quando una volontà positivamente sceglie, opta, si poggia su qualcosa che sa con certezza essere proibito dalla legge di Dio. Ecco. È evidente che un'operazione di questo genere, se una persona veramente vuole vivere nella Divina Volontà e farla, non ci può entrare semplicemente perché è incompatibile l'una con l'altro, no? È assolutamente incompatibile. Se entra il peccato, vuol dire che la decisione di entrare nella Divina Volontà e di farla dell'anima non è una vera decisione, ma è una velleità. Ecco. Viceversa, abbiamo per esempio dall'ascetica, noi sono i cosiddetti peccati di ignoranza, cioè una persona fa una cosa che è oggettivamente male, ma ancora non lo ha interiorizzato come tale. E in questo senso la vita nella Divina Volontà aumenta enormemente, se ben vissuta, il tasso di delicatezza della coscienza, nel senso che ci si accorge
anche nel pochissimo, quando abbiamo fatto qualche cosa anche di lievemente imperfetto. È una delle spie, a mio avviso, molto significative, e questo si fa senza paura. Noi non dobbiamo avere paura di entrare noi stessi e guardarci bene, insomma, no? Riconoscere che in quella circostanza abbiamo mancato di umiltà, siamo stati un po' orgogliosetti, un po' superbetti, ecco, qualche pensiero, insomma, non proprio edificante, non è stato del tutto respinto, è stato in parte consentito, ci siamo un pochino crogiolati, eccetera, no? Quindi, queste sono cose positive, quindi vanno vissute e devono essere vissute chiaramente senza farne tragedie, senza sensi di colpa, perché questa è una vita divina, d'accordo? Quindi è una vita divina che però non esiste atto più nobile, più sublime, più grande, più eroico, cioè la vita nella divina volontà, senza che questo ingeneri superbi, orgoglio, cose di questo genere, se ben vissuta, porta non solo alla santità, ma alla santità delle santità, dice Gesù. Quindi è chiaro che la santità della santità, in teologia ascetica, la santità è chiamata vita di perfezione, questa dovremmo dirla vita perfettissima. A questo noi tendiamo, a rifare la vita di Gesù e di Maria, insomma, no? A rifare la vita di Adamo prima che commettesse il peccato originale. E qui Gesù ci dà degli aiuti, perché dice: ti preoccupare, se questa decisione è vera, reale, non è una chiacchiera, non è una pia illusione, e tu cammini veramente con questa umiltà, con questa apertura di cuore, con questa disponibilità anche ad ascoltare il Signore che continuamente dal di dentro ci istruisce, ci ammaestra, ti preoccupare, c'hai delle macchie, te le purifico io. C'hai delle spine della natura umana, no? Quali possono essere? I nostri pensieri umani, il perdurare di qualche attaccamento umano, di qualche affetto umano malsano, di qualche passioncella, così la chiamano, essi di spirito, di qualche invidiuzza, ecco, di qualche rancoruccio, ecco, chiamiamoli così, no? Di qualche momento di nervosismo, ecco, perché insomma l'impazienza e l'ira dovrebbero essere bandite, ecco, di qualche, come dire, grossolanità nel linguaggio, ecco, perché la volgarità non entra nella divina volontà, però il linguaggio può essere comunque un pochino grossolano, insomma, no? Ecco, qualche imperfezione nell'ordine, ecco, le signorine devono sempre stare attenti a qualche punta di vanità, insomma, quindi ci sono tante spine della natura umana, no? Ecco, però se c'è questo, se ne prende carico Gesù, le frantumerò io. Noi sappiamo dai maestri di spirito, da San Giovanni della Croce in particolare, che le ultime fasi della perfezione non sono raggiungibili, per questo che ci sono la notte dello spirito e la notte dei sensi, se non ci dà una mano nostro Signore, cioè se non gli dà fuoco Lui a quelle cose che ci portiamo dietro e che è impossibile con le nostre forze, anche sostenute dalla grazia, metterci punto e basta. È possibile, perché siamo veramente miseri dopo la colpa d'origine, ecco. Ma ci pensa il Signore, ecco perché dobbiamo lasciarlo fare, anche nei momenti, non negli stati d'animo. Ne ha parlato nei giorni scorsi, quando Gesù si mostra, quando Gesù si nasconde. Nel nostro cuore ci deve essere sempre veramente quella santa indifferenza, quel non fa niente, cioè quella apertura assoluta a fare sempre solo quello che Dio vuole. Questo noi la testiamo nella nostra preghiera personale, che poi va confrontata con quello che facciamo realmente. Noi siamo capaci di dire a Gesù: senti, qualunque cosa, tante volte prospettati la cosa che se ci metti a pensare più ti terrorizza, d'accordo, più ti fa paura o più temi, e di a Gesù: se tu questo mi chiedessi, io lo farei. Quindi
Quando si tratta di divina volontà, non si possono fare come dire, i giochetti, no? E bisogna essere decisi, fermi, ecco, risoluti. Non si può stare un po' dentro e un po' fuori. O dentro o fuori. Ecco, se si vuole chiaramente tendere a questo, perché sappiamo benissimo, insomma, che si può anche optare per orizzonti e per prospettive, per obiettivi meno elevati, no? Quindi, cerco di fare più o meno la volontà di Dio, insomma, senza troppo, però, quindi mi astengo dal peccato grave, dal peccato volontario e poi basta. Ecco. Gesù prosegue: i miei attributi la investono e cambiano la debolezza in fortezza. Non ce la faccio, ma non è vero manco per niente. Non è vero neanche per niente, ce la fai e come? Perché se ti investe la potenza della divina volontà, tu sei forte. E questo poi lo verificherai, anche, come dire, proponendoti dei sani obiettivi ascetici. Per esempio, adesso la Quaresima volge al termine, che abbiamo fatto durante questa Quaresima? La Quaresima è tempo di offerta, è tempo di penitenza, è il momento, è il tempo dove tutto l'anno liturgico, e noi dobbiamo sempre, anche questa è divina volontà, obbedire, perché l'anno liturgico è un mistero bellissimo. Cioè, nel tempo di Quaresima si fa penitenza. Nel tempo di Pasqua adesso la penitenza si riduce a poco o niente. Ma non perché uno non vuole fare, cioè evidentemente non fare penitenza non vuol dire fare la vita da peccatori, no? Quindi andare agli ordinati o disordinati eccessi, non è questo. Però è tempo di gioia. Ecco. Allora, che ho fatto durante la Quaresima? Potevo fare di più? Sono stato generoso? Sono stato forte? Quindi. Quindi, ma no, io mi sento debole, ma ci hai provato, hai chiesto la divina volontà, investimi della tua forza e vorrei fare questa cosa, insomma, generosa, e dammi la grazia di farlo? No, per esempio. L'ignoranza si cambia in sapienza, dice Gesù. Si comincia ad avere la sapienza, quindi il discernimento, la capacità di vedere le cose con gli occhi di Dio. La luce su tanti misteri, sui misteri di Dio, sui misteri dell'uomo, sui misteri della vita. La miseria è ricchezza, dice, quando sono debole allora che sono forte, cioè Dio ha scelto ciò che è nulla per elevarlo, no? Quindi, le nostre miserie, che rimangono in quanto noi siamo noi, ma vengono completamente neutralizzate dalla divina ricchezza. Allora, queste sono cose che capiamo, no? Dobbiamo sempre sottoporre a verifica. Poi c'è un altro aspetto, l'abbiamo visto, ed è il seguente: la mia volontà rende l'anima felice anche in mezzo alle più grandi procelle. Questo è un altro tesoro, un'altra chicca, diciamo così, tutta divina di questo mondo. Le più grandi procelle personali, oserei dire ecclesiali, mondiali, familiari, non lo so, no? Cioè, la nostra persona evidentemente è inserita in una rete, in un contesto, no? Le procelle, quindi le tempeste di vita, possono derivare da miei stati d'animo personali, interiori, oppure da circostanze che mi causano sofferenze. Possono provenire dall'ambiente familiare, possono provenire dall'ambiente ecclesiale, piccolo, grande, dall'ambiente parrocchiale, dall'ambiente diocesano, dall'ambiente della Chiesa universale. Possono provenire, ho detto mondiale, quindi dal contesto della nostra vita sociale, quindi il mondo del lavoro, la città dove abitiamo, l'amministrazione della città, il sindaco, le buche, che ne so, no? Ecco.
anche le piccolezze, insomma, no? Oppure a livello mondiale, le situazioni internazionali, ecco, le migrazioni, le guerre, le cose, i pericoli, i rumori, insomma, no? Ecco. Sono tutte quante cose che il concorso di tutto questo, è, quando investe l'anima, è come una procella, quindi sulla barca della vita si agitano le onde. Allora, che cosa succede? Succede che chi vive nella divina volontà si solleva in alto, quindi la barca si alza dalla superficie del mare e si vedono e si sentono le onde agitate. Questo bisognerebbe immaginare una scena un po' irrealistica, no? Quindi il mare in tempesta con sopra una barca che, anziché rimanere in balia delle onde, si solleva, non lo so, di 10 metri sopra. Quindi lo vede che c'è la tempesta, lo sente che c'è la tempesta, ma a lei non la tange. Cioè non la tange, non nel senso che diventa insensibile, ma non ne resta travolta, non ne resta angustiata, non ne resta angosciata, non ne resta disperata, non ne resta turbata, non ne resta agitata. Queste non sono cose da niente. Ci sta gente che passa la vita, come dire, a rodersi il fegato, quindi a vivere in una sorta di inferno anticipato, per esempio, perché vive le situazioni di tensione, di sofferenza, che è di miseria, di ritardi, che sono per esempio constatabili anche a livello ecclesiale, e a causa dello zelo per la santità della Chiesa, per la salvezza, vive le situazioni di questo genere in maniera allucinante, d'accordo? Questa non è divina volontà, d'accordo? Cioè, come dire, l'intenzione sarebbe anche non cattiva, no? Quindi la preoccupazione per lo stato di salute di nostra madre Chiesa, ma il modo con cui si vive e ci si interfaccia con questa cosa deve essere un modo divino per chi vive nella divina volontà, perché tutti gli uomini dinanzi a un problema si agitano, fanno i proclami, cercano di fare cose, si barcamenano, cioè urlano, sbraitano, si disperano, si inquietano. Questo lo fanno tutti, d'accordo? Come quando Gesù nel Vangelo parla dell'amore al nemico, no? Dice, se amate quelli che vi amano, che cosa fate di straordinario? Questo lo fanno tutti. Se amate quelli che vi fanno del bene, ma che merito ne avete? Come fai? Cioè, se sei folle se non ami chi ti fa del bene, no? Non è che sei santo, sei folle se non lo ami. Allora, non si tratta di dire, ah, devo rimanere tranquillo. Allora, se dinanzi alle procelle tu vedi che dentro di te è cambiato il modo con cui tu ti relazioni con esse, segno buono. Gesù dice, la mia volontà rende l'anima felice anche in mezzo alle più grandi procelle. Quindi, se la divina volontà comincia ad abitare in te, dinanzi alle più grandi procelle, tu non perdi la pace, non perdi la gioia. Ma anche se fossero grandi, grandi procelle, non la possono toccare. Perché? Perché il luogo dove ella dimora, cioè la divina volontà, non è soggetto a tempeste, ma è sempre sereno e sole ridente. Perché? Perché la sua origine è in cielo. Dio vede tutto quello che accade nel mondo, vede e lo governa, tra l'altro. E questo ci fa stare molto, sempre molto tranquilli. Ma non è che si agita, o si turba, o si altera vedendo le cose, pur non essendo le cose che vede indifferenti per lui, perché ci si interfaccia, quindi opera, interagisce con gli uomini, li richiama, la misericordia, l'amore, a volte la giustizia. Quindi non è che è, come dire, atarassico o atarattico, come si preferisce, quindi se ne sta nella sua suprema indifferenza, dice, vedetevela voi che io mi faccio gli affari miei. No, quindi no, e non è questa la vita
nella divina volontà. Se c'è una difficoltà familiare, io opero serenamente in base a quello che è possibile, posso, per dare il mio contributo a risolverla. Stessa cosa in tutti gli esempi fatti nell'ambiente di lavoro, in parrocchia, in diocesi, nella chiesa, nella mia città, nella mia regione, nella mia nazione, e metteteci tutti avanti gli altri, mettiamoci tutti avanti gli altri ambiti possibili e immaginabili, ma non si resta mai travolti da nulla, da nulla. La sua santità in Dio è custodita da Dio stesso, capito? Perché geloso della santità di quest'anima che vive del mio volere, la custodisco nel più intimo del mio cuore, dico, nessuno me la tocchi. Cioè, queste sono frasi grosse. Cioè, Dio dice, se vivo nella divina volontà, nessuno me lo tocchi. E questo lo può applicare a se stesso chiunque ascolti questa meditazione. San Paolo che dice, ma se Dio è con noi, ma chi sarà contro di noi? Ma che te possono fare? E se ti fanno qualcosa, te preoccupare, che permissione divina. Da questa cosa viene soltanto che bene, perché è permissione divina. E quindi, nulla di cui preoccuparsi e nulla da temere. Anche questa però è una cosa che o c'è o non c'è. Se c'è, abbiamo cominciato a vivere nella divina volontà. E se non c'è, siamo un work in progress, dobbiamo lavorare, crescere, perché o la divina volontà la facciamo poco, o nella divina volontà ci operiamo poco. O tutte e due, altrimenti questa percezione di felicità ininterrotta e di soprannaturalità acquisita, ma donata, insomma, dello stile di vita, diventa una cosa che lascia a bocca aperta, ma così. O Santa Vergine Maria, che ascoltiamo queste parole proprio nel primo giorno del Santo Triduo Pasquale, nel momento in cui contempleremo anche, altro che procelle, insomma, la tempesta che si è abbattuta sul tuo cuore immacolato e sulla persona del nostro Salvatore. E dobbiamo entrarci avendo questo background interpretativo, no? Perché anche per voi era così, e Gesù lo dice negli scritti. Un dolore atroce, infinito, quello della passione, ma dietro questo mare in tempesta, la gioia ininterrotta, anche per te, derivante dal fatto che si stava facendo la volontà di Dio. Questo è una perla davvero preziosa, ecco, che gusta chi crede profondamente a tutto questo, ci entra decisamente, risolutamente, senza voltarsi indietro. Noi questo, ecco, seguendo le orme insanguinate di Gesù e le tue, ecco, bagnate dalle tue lacrime, ecco, rotolate fino a terra certamente in questi giorni, ecco, noi desideriamo percorrere queste orme, ecco, guidati e illuminati dal vostro esempio, dal vostro aiuto e dalla vostra intercessione. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.